Io so che noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri. Io so che non consentiremo nel nostro partito come fuori a nessuno di mettere in discussione ciò che noi siamo. Cari GD, andate a testa alta del Partito Democratico. Siamo quelli che hanno messo le regole per commissariare le opere pubbliche quando c'erano dei problemi. Siamo quelli che nel silenzio della stampa hanno commissariato il Mose. Siamo quelli che nel silenzio della stampa ha salvato l'Expo da una situazione drammatica. Siamo quelli che dopo tanto tempo hanno finalmente inserito il reato di autoriciclaggio. Siamo quelli che non hanno paura di portare la bandiera dell'onestà e dei valori. E lo facciamo facendo pulito al nostro interno. Perché quando c'è stato il sindaco di una grande città, Venezia, che per un tema che sembrava a qualcuno di loro, a lui sicuramente banale, ha patteggiato il PD all'Assemblea, il PD per primo ha chiesto grazie, ma adesso vai a casa. Allora noi abbiamo una cosa da dire a voi e una cosa da dire fuori. A voi che Roma è troppo grande e troppo bella per lasciarla in mano della gentaccia. A quelli fuori, a quelli che stanno fuori di qui, voglio dire che noi siamo garantisti sempre. Garantisti significa, per come la vedo io, non soltanto rispettosi del dettato costituzionale, ma desiderosi di avere la garanzia che stavolta si va a processo e si fanno le sentenze. Vorrei cercare di essere chiaro. A me lo sdegno delle prime 48 ore non basta. A me lo sdegno delle prime 48 ore, dove tutte le volte che c'è un'indagine, i giornali, i partiti si fanno vedere contriti, con tutti preoccupati. Non mi interessa che ci sia lo sdegno nelle prime 48 ore, mi interessa che si vada rapidamente a fare i processi, che i giudici dicano chi è colpevole e chi no, che le sentenze vengano fatte e siano passate in giudicato e chi è colpevole paghi fino all'ultimo centesimo, fino all'ultimo giorno, perché non è accettabile che in Italia, di fronte a uno scandalo, tutti si faccia finta di essere sconvolti e poi non paghi nessuno. Da Presidente del Consiglio e da Segretario del PD, l'impegno che prendo è quello di far sì che ogni giorno che passerà sarà un giorno in cui noi chiederemo, con il rispetto dovuto, che si faccia velocemente il processo che si deve fare, che si facciano i processi che si devono fare, che chi ha pagato non abbia più niente a che fare con la cosa pubblica, che chi è stato messo in condizioni di delinquere paghi la sua pena, sconti la sua pena. È arrivato il momento di dire che il Partito Democratico non si mette a fare le pulci alle amministrazioni precedenti o a quelle. Il Partito Democratico chiede che l'Italia dimostri una sola cosa: è il tempo della giustizia e la giustizia si deve presentare di fronte ai cittadini in un modo molto semplice, con processi veloci, processi giusti e, se mi permettete, anche con processi che distinguano chi ha rubato da chi, lo dico perché deve essere chiaro anche questo, da una settimana non dorme semplicemente perché gli hanno trovato una foto di 4 anni fa. Io lo voglio dire a qualcuno dei nostri, farsi un selfie non è prendere una tangente. Prendere una tangente è la cosa peggiore che un politico possa fare e con noi quelli hanno chiuso.